25 marzo. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Prima Giovanni, capitolo 3, versetto 8. La sconfitta di Satana. Il termine distruggere implica il concetto di scollare o crollare. Su quali basi vorresti combattere Satana? Con la potenza del tuo intelletto o per mezzo dell'autorità delle sacre scritture? Secondo la tua volontà o secondo il proposito del Signore che ti chiama a restare saldo nella sua parola e a enfatizzare i suoi principi? Ogni muro costruito da Satana per mantenerti incatenato crolla quando è esposto alla luce della parola di Dio. L'opera del maligno letteralmente si scrolla e si sgretola immediatamente alla velocità della luce. L'arma più potente che Satana possa usare contro di te è l'ignoranza delle scritture. E per questo cercherà di combattere, più di ogni altra cosa, la tua lettura quotidiana. Gesù, parlando ai giudei, disse: «Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi». Giovanni 8:32. La verità in se stessa non libera, ma è il conoscerla che conta, il rimanere saldi su essa nei momenti difficili, il confidare sull'affidabilità delle promesse di Dio, sulla forza che dà non soltanto di resistere agli attacchi di Satana, ma anche di ottenere la vittoria.